siete tutti qui, vi dico che questo è un processo. Mezz'ora fa, colpito da una scarica di doppietta, è stato trovato il corpo di Paolino. Aveva solo 17 anni e non aveva fatto mai male a nessuno. Ebbene, Paolino l'avete ammazzato voi, che invece di aiutarmi a svolgere il mio compito mi avete considerato un nemico della vostra pigrizia. L'avete ammazzato voi che avete creato mille ostacoli al mio lavoro. Voi che mi avete osteggiato come quanto avete potuto. Che mi avete disprezzato e ignorato, denunciandomi come un perturbatore della vostra quiete. Voi tutti, uomini e donne, che vi siete lasciati avvilire dalla paura anche quando si trattava di scoprire e punire gli assassini dei vostri figli. Che avete pensato di sopraffare la legge persino quando difendevi i vostri interessi. Avete ammazzato Paolino perché mi avete tutti impedito di amministrare la giustizia e di imporre il rispetto della legge. Certo, solo uno di voi ha sparato materialmente al ragazzo. Uno che forse è qua in mezzo a voi, che mi sta ascoltando. Ma che io non potrò giudicare e punire, perché protetto dalla vostra paura. Ebbene, questo monologo è stato tratto dal film In nome della legge, tratto dal libro Piccola pretura, scritto da Guido Schiavo, pretore di Barafra. Paolino era un ragazzo nostro paesano. No, niente applausi perché è un discorso diverso. Bene, ora ci accingiamo a fare la fiaccolata. Andiamo avanti. Forza, avanti, avanti, avanti. Se vi portate qui non passa più nessuno. Se ti guardi intorno e vedi solo buio, io sarò la tua luce, perché io vedo. La tua voce è come musica nelle nostre orecchie, perché io sento. Fidati, non saranno solo le parole a ricordarti, perché io parlo.
Stavo, era... Non ci fermiamo lì, facciamo, andiamo dietro, dietro alla banda. Attenzione, 1-1, con attenzione. Questa opera è ideata... Sì. 17-12-2016. Quello che vuoi. Ah, perché? Qua ce n'è una. Sì, quelli descritti sì. Bravo. Giustizia, bravo. Poi l'avete preso, non lo giro. Andatela qui. Che cos'è? Scrivete il benzerino, una parola. Non la appendete. Questo è mio figlio che appende pure per... bravo. Non ci avevo capito. No, papà. Vieni. Mamma. Bello il suo lavoro. Bello veramente. Anche le persone però. Guarda. Letizia, per lì è quello per te. Ingenio. Allora, cosa ti vuoi scrivere? Dimmi cosa vuoi scrivere. Pensaci. Pensa che bella però. Sì. Pensaci, che io poi te la metto. Non scrive? No. Vediamo. No, forse bisogna, aspetta. Grazie. No, aspetta questo. Un attimo, prima no, dobbiamo... Funziona? No, sì, sì, funziona. Questo no, questo no. Questo non funzionava prima, ecco. Senza cosa mi scrive. Veloce che ci sono tante persone. Ah, non ci sono. Non ci lasciamo ci capiamo. Tieni guarda, c'era. Ciao, Presidente Giarrisi. Avete il carico? L'eterno riposo, donagli, o Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo, donagli, o Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo, donagli, o Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
Oh Signore, vogliamo pregarti per il nostro Francesco, ma vogliamo anche chiederti che sia Francesco a pregare per noi. Ti chiediamo che Francesco lenisca la sofferenza dei suoi genitori e del suo fratello, lenisca la sofferenza di tutti i suoi familiari. Ti chiediamo che Francesco aiuti i suoi compagni a diventare più buoni, ad essere persone sincere, trasparenti e oneste. Ti chiediamo, Signore, che Francesco sostenga il difficilissimo travaglio della apertura della coscienza. Ti chiediamo che Francesco provochi chi è stato il suo assassino e lo aiuti a trovare la verità di se stesso. Ti chiediamo questo, Signore, in questa serata dedicata a lui. Ti chiediamo infine che Francesco non ci faccia dimenticare quanto sia importante vivere da fratelli e sorelle. Che la vita più bella è quella della consegna reciproca dell'affetto, dell'amicizia, della stima reciproca. Ti chiediamo anche, oh Signore, ma questa volta senza Francesco, che in noi lasci il passo, il perdono e la pace. Ti crediamo, Signore, che sei Signore, amante della vita. E ti adoriamo e ti confessiamo, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Restiamo nella pace del Signore. Rendiamo grazie a Dio.
Ciao. Thank you.